Ragazzi, stasera siamo in Ma chi sei compagnia, Torino, Letta? no, di Masterchef Torione, che qui Buonasera, a casa ragazzi. Magna Magna Bloggers. Buonasera, ci sono anch'io. Cucinerò per il Waterpolo Movement Salerno una grande pasta, patate, provole e pancetta al forno. Dopo aver sbucciato le patate, le andiamo a tagliare a cubetti, ragazzi. Non ti tagliare, che non siamo assicurati qui a casa Magna No, no, no. Magna. Cerotti, ci sono. Che manualità, altro che Violetta. Ragazzi, allora intanto abbiamo preparato Ragazzi, come ti piace dire delle ragazzi? verdure per fare un brodo vegetale che ci servirà per condire le nostre patate e fare andare il tutto e cuocere. Che verdure abbiamo? Quindi cipolla, pomodorino, carota e sedano. Il nostro brodo sta andando e in una pentola a parte ora faremo soffriggere sedano, carote e cipolla che già abbiamo precedentemente tritato. Intanto ragazzi, sedano, carote e cipolle, il nostro soffritto sta continuando ad andare e tra poco in questa pentola verseremo le patate che precedentemente abbiamo sbucciato e fatto a cubetti. Ragazzi, è timido Stefano, parlo io. Aggiungiamo le Parli patate al troppo, soffritto. parli troppo. Quanto tempo dovevano cuocere, Stefano? Una mezz'oretta. Fuoco lento. E guarda come gira lo chef, eh. Adesso che facciamo? Aggiungiamo il nostro brodo vegetale. Ce la può fare, Dai, eh? Ragazzi, questi sono gli occhi addosso. Eccolo qua, un po' alla volta, eh. e facciamo cuocere le nostre patate. Un po' di sedano non fa male, Già c'è dentro qui. Allora, abbiamo coperto con il brodo le nostre patate. E ora le lasciamo cuocere fin quando non si frantumeranno del tutto e fare tipo poi una cremina, eh. si formerà una cremina e poi caleremo la nostra pasta. Nel frattempo che si cuociono le nostre patate, andiamo a tagliare la pancetta gentilmente offerta al signor Magna Magna dalla macelleria Ceccarelli, Guardate che che poi spettacolo, dopo utilizzeremo all'interno della nostra pasta al forno. eh. Stefano, che ne pensi di questa pancetta? È buono, è buono. Facciamola vedere un po' dentro, eh. Alzala, alzala. Guardate qua che spettacolo. La perfezione. Sembrava proprio come Violetta, Sì, intanto, eh. abbiamo tagliato la nostra pancetta, ragazzi, e dopo l'andremo un po' a rosolare in padella e poi ad aggiungere alla pasta. La faccio un po' croccantina, eh. Sì. Se la nostra cremina si è formata, Guarda qua, eh. ora bolle e caliamo la pasta. Abbiamo aggiunto ancora acqua del brodo vegetale. Caliamo la nostra pasta mista, vero Sì, del pastificio di Mattia. Stefano? Ma che hai creato, Stefanuccio? Ti devo chiamare più Ci siamo, ci spesso siamo. Invece di a quelle cremine cucinare a che fai casa. tu, vomitevoli. Abbiamo fatto cuocere per 4 minuti soltanto con il fuoco acceso la Quindi nostra metà pasta, cottura della metà nostra cottura, pasta. e ora la lasciamo riposare con il coperchio. Per il restante tempo di Sì. cottura, quindi per 5 minuti. Stiamo imburrando un po' le nostre teglie dove andremo a mettere la pasta, ragazzi. Che manualità, eh. Sì, Sei proprio brava a timbrare le teglie. Sì. Questo devi fare nella tua vita. Dopo che si è riposata la nostra pasta, aggiungiamo la provola, ragazzi. Affumicata, rigorosamente. Sì, da te. Personalmente. Violetta intanto è arrivata e già desidera questa pasta. Come fa questa parola? Ciak ciak, eh? Fai vedere come è filante, alza la cucchiarella. Mamma mia. Mi è provola con la pasta questa, eh. Pancetta, Facendo? Che stiamo stai rosolando facendo? la pancetta, così diventa croccante e la andiamo ad aggiungere alla nostra pasta. Mentre rosola la nostra pancetta, aggiungiamo il nostro formaggio grattugiato e mescoliamo il tutto. È fatta e la aggiungiamo. Bella croccante croccante, eh. Ragazzi, la pasta è pronta e la andiamo a mettere nelle nostre teglie.
E bevi, bevi. Ragazzi, terminiamo. Prima dell'infornata. Pan grattato. Altro po' di parmigiano. Una noce di burro per completare, ragazzi, per non essere troppo dietetici per questa cena da magna magna. Da atleti. Waterpolo. Affoghiamo.